Raggiungere il 70% di servizi elettrici entro il 2026 e decarbonizzare tutto il trasporto ferroviario entro il 2040. Questi gli obiettivi di Ferrovie del Sud-Est nel giorno dell'entrata in servizio del treno elettrico sui binari della linea Bari-Putignano-Martina Franca. Con questa tratta, attivata lo scorso 16 ottobre, Ferrovie del Sud-Est ha completato l'elettrificazione di 81 km di rete. Entro il 2024 sarà completata l'elettrificazione della tratta da Martina Franca a Taranto e parallelamente partiranno anche i lavori tra Noicattaro e Putignano. Questo è il commento del direttore generale Giorgio Botti. Oggi siamo al 30% di servizi elettrici e l'obiettivo è arrivare entro il 2026 al 70%. Obiettivo generale: decarbonizzare tutto il trasporto ferroviario e automobilistico di Ferrovie Sud-Est entro il 2040. Un'inaugurazione che arriva nel giorno dell'elogio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni al capotreno aggredito dopo aver difeso una donna. Gli ho fatto i complimenti per la coerenza, per il coraggio che ha avuto in questo gesto che, come ha detto lui stesso, dovrebbe rappresentare la normalità, e l'ho ringraziato perché certamente ha dato lustro alla società. Un treno, quello verde, che rappresenta un orgoglio per la regione impegnata nel percorso della sostenibilità. Rappresenta per la regione Puglia la prova tangibile dell'impegno e del lavoro che stiamo mettendo in campo insieme all'impresa ferroviaria, per guardare con maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale.